L'affilatura di uno scalpello europeo prevede innanzitutto la preparazione del dorso, la scelta del tipo di pietra e della grana da utilizzare naturalmente è in funzione delle condizioni iniziali del dorso. In questo caso cominciamo con uno scalpello nuovo ed una pietra da circa 300. Durante l'operazione di rettifica del dorso è particolarmente importante che la pressione sia esercitata sulla parte terminale dello scalpello, è sufficiente gli ultimi 3 cm circa di lama, in modo tale che il dorso sia sempre perfettamente adeso alla superficie della pietra. Tenete lo scalpello leggermente inclinato in questo modo. Procedete finché tutta la superficie non risulta uniformemente graffiata dalla pietra. Passate a grane via via crescenti, sempre più fini, come in questo caso una 600. Potete ultimare la lucidatura sulla solita mattonella di MDF con un po' di pasta per carrozziere. Posizionate lo scalpello nella guida, impostando l'angolo a 25 e realizzate su una pietra circa grana 600 il bevel principale. Dovrete procedere finché non avvertirete con il polpastrello delle dita la presenza di una bava nella parte posteriore della lama. Per la realizzazione del bevel secondario, impostate ora la guida a 30 gradi e di nuovo lavorate sulla pietra da 600 prima e su quella da 1000-1200 dopo. Realizzate un bevel secondario che sia profondo circa 1 mm, 1,5 mm. Infine lucidiamo il bevel secondario con il solito sistema. Ricordate che quando lucidate sulla mattonella in MDF, premete, esercitate la pressione soltanto in trazione e non in spinta perché lo scalpello si potrebbe impuntare all'interno dell'MDF. Dopo
Bastano poche passate. A questo punto non resta che togliere la piccola bavetta dietro, passando di piatto il dorso dello scalpello. Lo scalpello è pronto per essere testato. Lo scalpello dovrà con facilità tagliare del pino o dell'abete di testa, lasciando una superficie senza strappi e levigata.